Domenica 20 agosto, buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, bentrovati qui sul mio canale di Primo Mattino per un contenuto diciamo pre-Udinese-Juventus, perché è notizia della serata di ieri, del tardo pomeriggio se vogliamo di ieri, di una possibile uscita della Juventus, di un membro della rosa della Juventus nel mercato che andrà a chiudersi poco più di 10 giorni. Prima di sviluppare il tutto, però, come sempre mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, azionate la campanella notifica e mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata, sperando che questa possa essere stata di vostro gradimento. È il 20 di agosto, è anche il compleanno di un carissimo amico d'infanzia, e allora consentitemi di fare gli auguri ad Alessandro, che oggi compie gli anni, e quindi tanti auguri al mio carissimo amico Alessandro. Veniamo al contenuto di questa mattina, dedicato a Moise Kean, perché Moise Kean è escluso dalla lista dei convocati, lo aveva preannunciato peraltro Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Sappiamo essere infortunato, aveva già saltato anche la sfida di Cesena contro l'Atalanta, e quindi per una botta alla tibia, quindi una contusione osseo-tibiale che diciamo lo ha costretto al riposo forzato. Perlomeno questo è il bollettino medico che è stato fatto trapelare dalla Juventus. È ovvio che quando ci sono queste situazioni qualche dubbio ti sovviene laddove queste assenze poi continuano a perdurare, ma nulla sarebbe emerso non fosse stato che ieri sera intorno alle 19:12 minuti ricevo un messaggio con la molto probabile cessione di Moise Kean. La mia domanda è una sola, il motivo e la risposta è stata perché la Juventus è colma degli atteggiamenti di Moise Kean. Che dire, successivamente così scorrendo il web molti si sono affrettati a smentire che il giocatore fosse fuori rosa, e in effetti non mi risulta che Moise Kean sia fuori rosa, e sono emerse anche invece situazioni che vedrebbero implicato il giocatore in reiterati ritardi, evidentemente agli allenamenti o comunque a presenziare alle convocazioni nonostante l'infortunio. Convocazioni non di partita, parlo generali di allenamento quotidiani. Che cosa diciamo? Diciamo che la notizia è quantomeno così improvvisa. È vero, l'ho sempre detto, ce lo hanno sempre raccontato. Quest'anno, per ragioni di bilancio, fondamentalmente non c'erano incedibili nella rosa della Juventus, tanto che si è vociferato per un'estate intera della possibile partenza di Chiesa, della possibile partenza di Vlahovic, degli esuberi poi reintegrati come Moise Kean, della possibile partenza di Lin Junior, delle possibili partenze di Bremer, di altri giocatori. Insomma, se ne sono fatti tanti di nomi, proprio perché quest'anno, se c'era un input che aveva il direttore tecnico Cristiano Giuntoli, era quello di risanare il bilancio in primis, cercando di allestire una squadra competitiva, non prescindendo però appunto dalla sistemazione dei conti. E per sistemare i conti dovevano gioco forza essere fatte delle cessioni, alcune magari anche dolorose. Si è scelto, forse loro perlomeno hanno ritenuto le meno dolorose, è partito Rovella, è partito Conny De Winter, ci sono state altre cessioni, alcune in prestito, altre a titolo definitivo, c'è stato il riscatto di Kulusevski. Insomma, la Juve generalmente ha operato in linea con quelle che erano i diktat della proprietà ed è riuscita fondamentalmente a risanare in maniera abbastanza decisa una situazione che si presentava all'arrivo di Giuntoli abbastanza disastrata. Manca ancora l'uscita di Bonucci, si sta lavorando per far sì che il giocatore si accordi con un'altra società, l'Union Berlino sembra essere la soluzione più probabile. Lui ha sempre prediletto l'Italia piuttosto che l'estero, però quando è stato fatto presente della possibilità Lazio, che lui magari gradirebbe, io mi sono permesso sul mio profilo social Twitter di esprimere una perplessità. Non che io abbia informazione che Sarri assolutamente non lo vuole o che assolutamente non si farà con la Lazio, perché nel mercato la parola assolutamente credo che ci abbia insegnato il mercato stesso
la si possa depennare, perché tutto può accadere il contrario di tutto. Però, considerato un po' il trapasso di Sarri alla Juve, di ciò che accadde con Sarri alla Juve, quello che avvenne a livello di spogliatoio, quello che avvenne a livello di cambi di sistema di gioco adoperati appunto da Sarri per riuscire a vincere lo scudetto e quindi contravvenendo a quelle che erano le sue idee tattiche, idee di gioco, io trovo molto dubbia la possibilità che Bonucci possa finire alla Lazio. Detto questo, si sta lavorando perché il giocatore esca in via definitiva, ci sarà un ulteriore risparmio nel bilancio. D'altra parte, sono stata consegnata la lista dei numeri e Bonucci non figura con il suo numero 19 nella lista consegnata per i numeri di maglia. Dicevo, il campionato inizierà questa sera, almeno per la Juve inizierà questa sera con Inter e Napoli, che hanno già fatto la voce grossa, hanno vinto entrambe le loro rispettive sfide. Il Napoli in trasferta 3-1 dopo essere andato sotto contro il Frosinone con una doppietta del solito indomito Osimhen, che riparte laddove aveva finito, giocatore straordinario. L'Inter che vince 2-0 in casa contro il Monza, vittoria importante perché ci ricordiamo tutti quello che fece il Monza nella passata stagione. Quindi Inter e Napoli che partono subito forte, Juve che non può permettersi di farsi distrarre da queste voci che vedrebbero appunto implicate Moiskin in procinto di lasciare la Juventus. Quantomeno considerato che la Juve di qui alla fine del mercato, io credo che una qualche altra uscita la farà, magari sarà soltanto quella di Moiskin, magari sarà quella di un altro giocatore, non di Moiskin, però si sta lavorando, a quanto mi è stato riferito, proprio all'uscita dello stesso, perché la Juve avrebbe la misura colma su determinati atteggiamenti che trova ormai inammissibili da un giocatore che conosce bene l'ambiente, conosce bene il regolamento interno. E la Juve stessa si sarebbe aspettata evidentemente un qualcosa di diverso, perlomeno questo è quello che filtra e questo è quello che io vi riporto. D'altra parte, il messaggio ricevuto alle 19:12 di ieri sera è inequivocabile, di conseguenza riporto quello che mi è stato riferito da fonte che ritengo, come sempre vi dico, piuttosto attendibile. A proposito, stessa fonte che mi disse che Pogba molto probabilmente sarebbe finito in panchina a Udine. Vi aggiungo anche che la stessa fonte mi ha dato anche un possibile minutaggio, non ne dico quanto, però stasera Paul Pogba potrebbe esordire nella stagione 2023-2024 maglia bianconera, contrariamente a quanto qualche settimana fa si vociferava sul suo possibile impiego, che era datato intorno a fine settembre, primi di ottobre. Sembrano le cose andare meglio da questo punto di vista, non vanno meglio dal punto di vista invece della situazione Moiskin. Attendiamo di capire che cosa ne sarà di lui. Non è fuori rosa, è effettivamente infortunato, però è chiaro che quando questo infortunio dovuto a una botta osseo-tibiale costringe il giocatore a rimanere fuori, direi anche abbastanza lungo, se si considera che già non prese parte alla partita a Cesena, se non sbaglio dell'11-12 di agosto scorso, evidentemente potrebbe essere che all'infortunio sia giunta anche una sorta di presa di posizione della Juventus, che ha preso atto di una mancanza di professionalità su certi tipi di atteggiamento. Non lo so, vedremo. Intanto Moiskin è sul mercato come tanti altri giocatori, d'altra parte se arrivasse l'offerta irrinunciabile finirebbero ceduti. Lui di sicuro nelle ultime ore è quello che ha preso più la scena. Questo cosa significa? Potrà arrivare Lukaku? Non lo so, io ritengo sempre altrimenti improbabile avere Lukaku, Milik e Vlahovic contemporaneamente in squadra. Di sicuro c'è, che attendiamo di vedere che cosa ne sarà di Ken, e soprattutto ci vediamo questa sera dopo Udinese Juventus per il consueto commento, auspicandoci di cominciare a commentare un qualcosa davvero di diverso rispetto a quello che abbiamo visto la passata stagione. Buona domenica fino alla fine, forza Juve, ciao a tutti.